Dai, a cominciare. Ciao, ciao, ciao. L'associazione Silvia Premolada, che si occupa di disabilità e della promozione dell'attività motoria e sportiva a favore delle persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva. E noi ne abbiamo avuti già ospiti un paio di volte, ma siccome loro ci sono talmente simpatici, li vogliamo qua con noi. Ormai fanno parte anche loro della nostra. Sì, sì. E al tuo fianco chi abbiamo? Allora, al mio fianco abbiamo Barbara e Luca, che adesso ci parleranno un po' della loro esperienza. Anzi, innanzitutto vi saluto e vi ringrazio di essere venuti qui con noi. Ciao. Grazie per l'invito. Sia Barbara che naturalmente a Luca volevo chiedere appunto come vi siete avvicinati, come ti sei avvicinata a questa esperienza, a questo progetto e cosa vuol dire per te l'associazione Silvia Premolada. Allora, noi l'abbiamo conosciuta più di 10 anni fa e devo dire che è stato un incontro molto fortunato, anche perché vabbè, la storia di Luca è un po' particolare perché ha camminato molto tardi, aveva quasi 5 anni, per cui aveva... Adesso Luca quanti anni ha? 17 quasi, e aveva la muscolatura delle gambe molto compromessa, per cui abbiamo capito io e mio marito che dovevamo fargli, oltre alle varie terapie eccetera, tanto sport, e una mamma fortunatamente ci ha parlato della Silvia Premolada, per cui abbiamo cominciato a fargli fare nuoto, tanto nuoto, e poi equitazione, poi d'inverno lo sci, poi siamo passati al calcio. L'insegnamento che comporta la Silvia Premolada, questi sport, loro imparano a rispettare le regole, a rispettare i compagni, gli avversari, l'autonomia, molto, molto, tutte cose che servirà tantissimo per loro, anche l'avversari. Lui fa sempre giocare assolutamente tutti i componenti della squadra, nessuno sta in panchina solo a guardare, per cui loro si sentono proprio parte da spazio a tutti, tutti sanno, danno il loro contributo. Questo è molto bello, non è una cosa così normale perché sento che... È bella! Ma dato che fai 300 sport, qual è il tuo preferito? Atletica! Atletica. Invece quando fai bocce che sei un mini pensionato... Con le mani dietro... Chocopen! Sei bravo anche a bocce? Sì! Ma tu sapevi giocare o hai imparato lì in associazione? Ho imparato a giocare a Macerchio. Raccontaci dell'esperienza della scuola Milano. Era bellissima con papà. Ti hai andato con tuo papà e hai fatto tutti i 10 km senza mai fermarti? Ogni tanto ti fermavo. Ogni tanto mi fermavo. I 10 km in quanto tempo l'hai fatto? In un'ora e 20. Riascoltiamo questo discorso qua, va bene? Va bene. Ti dedichiamo questa è l'ultima di David Gaeta. Dua Lipa. Idgaf. Idgaf.